Le breaking news di Teletruria, ben ritrovati a tutti voi. Subito la cronaca, andiamo ai giardini porcinai. Domani sarà una settimana con la presenza dei vigilantes privati che stanno funzionando davvero come deterrenti. Questo ce lo confermano direttamente proprio coloro i quali tengono i controlli durante la giornata. Appunto, abbiamo parlato con l'Istituto di Vigilanza Privata che ci ha parlato di presenze scomode, tra virgolette, al loro arrivo. Presenze però che ora sono completamente diminuite, con esse anche i fatti di cronaca correlati. A fine maggio poi partiranno i lavori di riqualificazione dell'intera area. E veniamo all'area pedonale estiva del fine settimana ad Arezzo. È stato fissato il calendario, sono state fissate le date, come già richiesto da tempo dai commercianti. La movida, come sempre, dal 2021 interesserà soprattutto il centro storico e naturalmente via Veneto. Chiudiamo con un programma di Mamma Rai che ha fatto tappa ad Arezzo. Cerchiamo te, Missione Lavoro di Rai 2 con Adriana Volpe in collaborazione con CNA. Ha aperto una finestra sul mondo orafo, in particolare con la possibilità di offrire un contratto ad una persona, un contratto di 6 mesi, e persona candidata che è stata pescata proprio dall'unico istituto pubblico per l'oreficeria che esiste in tutta Italia e che è presente proprio ad Arezzo. Con questa notizia terminano le nostre breaking news. Per approfondire questo ed altro, www.teletruria.it.